Ragazzi, allora, vi ho fatto vedere qualche scorcio di Marrakech, sono appena arrivato, passerò qui quasi una settimana in Marocco, faremo un bel giro di tutto il Marocco, non staremo solamente qui a Marrakech. Perché l'ho fatto? Perché la sosta di campionato è dura da passare così e ne approfittiamo sempre per farci dei giretti io e mia moglie. Siamo stati a New York durante la sosta, staremo fuori qua in Marocco durante la sosta, sono stato a Praga durante la sosta, insomma ne approfittiamo. Però detto ciò, parliamo di cose che mi interessano di più. Vi dico già che ragazzi, quando sarò in giro, un video al giorno lo troverete sicuro la mattina. Il pomeriggio farò un po' più fatica, magari a... dipende dalle connessioni. Qua a Riyadh di Marrakech ho una connessione clamorosa, quindi va benissimo, riesco a gestire tutto. Però, insomma, sarà anche difficile leggere i vostri commenti, ma qualcuno lo ricorda a memoria. Voglio toccarne uno in particolare che mi è venuto in testa al volo, che è quello di Aries legato all'arbitraggio, al fatto che si voglia trovare per forza un capro espiatorio nei confronti dell'arbitro, che trova la sospensione un mezzo, non dico ingiusto, ma giustizialista quasi, oserei dire, no? Parliamo di questo, ma non parliamo solo di questo, parliamo anche della situazione Bremer, dell'eventuale sostituto e della suggestione legata al sostituto di Bremer. Allora, prima di iniziare, io vi invito a mettere il like al video, a commentare come state facendo sempre, poi vi farò vedere gli scorci clamorosi qua. Comunque cercherò di registrare quanto più possibile anche di video dal deserto, insomma, per avere un ricordo, no, anche di questo viaggio, e per parlare di Juve in posizioni un po' più particolari. Ho in mente anche altri format quando torno, perché questi viaggi servono anche a pensare a qualcosa di nuovo sul lavoro. Farò delle simulazioni su FC25, sulla Juve, la mandiamo in Premier, la mandiamo negli altri campionati e vediamo tramite il gioco dove arriva, faremo qualcosa di interessante, vedrete, come extra rispetto a tutto ciò, quello che già faccio. Parliamo invece adesso di Bremer. La situazione Bremer, ragazzi, è un po' particolare. In questo momento lui sta pensando a dove operarsi, a quanto pare andrà in Francia, credo a Lione, dal dottor Bertrand, che è uno dei luminari, no, delle ginocchia. Ha operato diversi calciatori, ha operato Zlatan Ibrahimovic, ha operato, cioè ha dato il terzo consulto a Paul Abil Pogba, perché Paul Abil Pogba è passato da tre consulti differenti e poi ha deciso di affidarsi a una specie di sciamano, una roba, un marabutto, se vi sembra normale, ecco. Perché lui chiese un'impressione a un grande dottore che stava a Los Angeles subito dopo l'infortunio, poi andò a Innsbruck da Fink. Fink gli disse: ti devi operare? Tutti gli hanno detto: ti devi operare? È arrivato dal dottor Bertrand e il dottor Bertrand gli ha detto: ti devi operare. Invece il marabutto gli ha detto: no, fai la terapia conservativa. E lui ha fatto la terapia conservativa, che è un po', che ne so, come che voi, insomma, dovete costruire una casa e chiedete a tre muratori come bisogna fare le fondamenta e poi andate a fidarvi delle, non dico neanche dell'idraulico, perché è veramente una mancanza di rispetto nei confronti del muratore stesso. Qua parliamo di uno che guarda i cantieri all'esterno, cioè uguale, stessa roba. Però il dottor Bertrand dovrebbe essere lui a curarlo, quindi a operarlo, è abbastanza valido a quanto si dice, quindi vediamo un po' come rientrerà e con quali tempistiche. Sicuramente la Juventus ha una defezione importante, che è quella appunto di Bremer. Quali sono i nomi? Premetto che abbiamo fatto un bel gioco con Alex Campanelli, mi sono dimenticato di aggiungere questo nome e mi rammarico tanto. Un bel gioco dove partiamo da un casting di 30 difensori e li andiamo a scremare caratteristica dopo caratteristica per cercare di capire quelli che sono, che hanno i parametri, almeno dal punto di vista statistico, più idonei a sostituire Gleison Bremer. Adesso ci sono due opportunità, una è di mercato sicuramente dal punto di vista economico e l'altra ovviamente dal punto di vista tecnico anche, no? Si parla di Milan Skriniar come possibile eventuale sostituto di Bremer. Non gioca da un po' a Parigi, guardate, ci sono delle piazze dove il contesto va secondo me a rovinare certi giocatori. Skriniar dal momento in cui è andato dalla dall'Inter via per andare a Parigi, al Paris, secondo me era tra i difensori più forti della Serie A, poi è andato là e si è perso. Ora, io non credo che un giocatore vada a resettare la propria capacità di giocare a calcio, la propria la capacità di incidere.
Per cui se la Juventus dovesse piazzare un prestito con parte dello stipendio pagato dal PSG, tanto fa un favore al PSG perché gli leva un problema, ha ottenuto solamente 2 presenze e neanche per 90 minuti Milan Skriniar. Dall'altra parte la Juve con un risparmio economico ha un difensore che è quasi una garanzia. Beh, sicuramente dovrà lavorare, dovrà migliorare di nuovo, dovrà rimettersi in carreggiata, però è un difensore che ha tutte le potenzialità per sostituire alla grandissima uno come Gleison Bremer. Se poi chiedete qual è uno dei miei feticci che mi interessano, c'è un giocatore che secondo me è maturo, che sta giocando molto bene, molto bene. È già il secondo anno che gioca a dei livelli altissimi, gioca in una squadra piccola della Serie A. Il suo nome è Ismaili, anzi il suo cognome è Ismaili. Mi piace tanto, Ismaili dell'Empoli. Andatevi a vedere i dati perché ha dei dati impressionanti. Ha una bellissima resa, è un giocatore che ha 28 anni, per cui tanto, tanto calcio alle spalle. Può consacrarsi in una piccola e può fare una tipologia di carriera differente rispetto a cui i calciatori sono dei predestinati fin da giovani. Un giocatore che nella matura età trova il suo splendore, il suo massimo livello. La parabola tocca il punto più alto e in che modo? Però anche nelle squadre di livello più alto potrebbe trovare il posto questo ragazzo. E secondo me sarebbe un affare anche lì low cost, francamente. Non dispererei, ecco, dovesse arrivare uno come Ismaili, anzi ne sarei ben contento. Però vediamo poi nel gioco con Alex chi salta fuori tra i nomi più interessanti. Tornando invece a parlare di questione arbitrale, ho letto il commento di Aries sul giustizialismo, sul fatto di mettere Marinelli fuori eccetera, che lui non condivide. Premetto che con gli arbitri è sempre successo così: quando gli arbitri fanno una prestazione negativa si sospendono. Il punto è che per loro, poverini, sono anche poveri rispetto a tutta la giostra del calcio e prendono sui 4.000 euro a partita, se non vado errato, che 4.000 tassati alla fine quanto sono? 2.000 e qualcosa? Perché non credo che sia il netto. E di conseguenza, ragazzi, credo che sia un danno economico per loro, no? Quando vengono sospesi. Questa è l'unica cosa che dispiace, perché non hanno alcuna tutela economica, no? Sull'operato che portano avanti. Per cui questa è sicuramente la cosa che più mi dispiace per quanto riguarda Marinelli. Per quanto riguarda la sospensione, credo che sia un atto normale, dovuto, no? Il punto è, in Premier League sono pronti sempre a toglierle le ammonizioni quando vengono dichiarate sbagliate, erronee. Noi ancora non abbiamo fatto quel passo, cioè in questo caso c'è stato un errore e non rimediamo all'errore neanche sbagliando 2 volte, perché oltre ad avere espulso un giocatore che non meritava l'espulsione, si tiene pure la squalifica che non la merita. Ecco, là qualche riflessione in più va fatta. La Premier da questo punto di vista è davanti a noi, perché Bruno Fernandes ha avuto, non dico una grazia, perché la grazia è immeritata secondo me, è una concessione e basta, no? E in realtà c'è stata la voglia di correggere l'errore, è stato corretto l'errore, per cui questo è l'andazzo che c'è secondo me in Premier, che va emulato, no? Se vogliamo migliorare e progredire anche noi. Per quanto riguarda i challenge, io ripeto, secondo me la proposta migliore e più idonea per placare un po' le polemiche. Aggiungo anche che qualcuno mi ha scritto: è colpo, però il VAR deve intervenire sul fallo di Douglas Luiz. Il fatto è che stanno intervenendo troppo su falli che a velocità di gioco non sono neanche quasi considerati falli. Se andiamo a rallentare poi frame dopo frame, si ha la percezione di un fallo, ma a livello di velocità di gioco normale non c'è nulla. Capisco la botta veloce, capisco tutto, però così, ragazzi, non va bene. Quindi questa è la mia opinione sulla questione arbitrale. Basta di farmi il verso. Adesso, ragazzi, ci rilassiamo un attimo nel Riad a Marrakesh e nulla. Speriamo bene. Speriamo bene che Coop recuperi da questa costola incrinata, speriamo che Bremer riprenda quanto prima e speriamo che la Juventus abbia le idee chiare per il suo sostituto.